Si chiamavano Massimino, Francesco, Luigi e si chiamavano Felix, Mihali, Janosch. Si chiamavano Edward e François, Emmanuel e Giovanni. Un'intera generazione perduta. Perdute nel fango delle trincee del Carso, nei ghiacci dell'Adamello, sulle pietraie dell'Ortigara, sulle rive del Piave. Sono partiti da tutta Italia e da tutta Europa, contadini, operai, borghesi, aristocratici. Hanno lasciato le loro case e le loro famiglie per andare in luoghi che non riuscivano nemmeno ad immaginare. Hanno visto le pianure sconfinate della Galizia e le montagne italiane. Hanno visto la neve o il mare per la prima volta. Sono vissuti insieme e sono morti insieme, pur essendo nemici. Pochi sono sopravvissuti per potercelo raccontare. Ed è a loro, a tutti loro, alle loro voci che vogliamo dedicare questa serata. Sono deceduto per le ferite riportate in combattimento, così dice la notifica ufficiale arrivata alla mia famiglia nel luglio 1918. Noi ragazzi del 99 siamo stati precettati nel 17, quando alcuni di noi non avevano ancora compiuto 18 anni. Siamo arrivati al fronte a novembre del 1917, dopo Caporetto. Io sono stato assegnato alla fanteria, 26esimo reggimento, Brigata Bergamo. Ho combattuto nei boschi di Asiago, sul Col Valbella nella battaglia dei Tremonti e poi sulla riva del Piave. E nelle paludi di Monastier sono stato ferito durante la battaglia del Solstizio. Mi hanno portato al primo posto di soccorso e da lì un giovane soldato americano di nome Ernest mi ha portato con l'ambulanza all'ospedaletto da campo di Mestre. Ma non è servito. A casa facevo il contadino. Mi piaceva andare nei campi. Nella mia famiglia si usava cantare durante i lavori pesanti, faceva sentire meno la fatica. La mia sorellina ha continuato a cantare e quando cantava si ricordava di me. Oh.
voce che si debba partire presto. Tra pochissimo, forse. Questa maledetta guerra deve terminare. Io cercherò di accrescere la mia esperienza e imparare. Tu attendimi fiduciosa e tranquilla. Il giorno in cui ci rivedremo sarà il più bello della nostra vita e varrà la pena aver sofferto per provare quella sublime dolcezza. Forse sa più perché sei sepolto lassù, nel camposanto sperduto sull'Alpe, soldato caduto. Nessuno sa più chi tu sia, soldato di fanteria, coperto di erba e di terra, vestito del saio di guerra. L'elmetto sulle 23, nessuno ricorda perché, posata la vanga, il badile, portando a tracolla il fucile, salivi sull'Alpe, salivi, cantavi, e di piombo morivi. Ed altri moriva con te. Ed ora sei tutto di Dio, il sole, la pioggia, l'oblio, t'han tolto anche il nome di in fronte, non sei che una croce sul monte, che dura nei turbini e tace, custode di gloria e di pace. Vento e crepazzi, ma una croce
Siamo partiti da Trieste, dall'Istria, dalla Dalmazia, dal retroterra dell'Isonzo. Sloveni, croati e italiani con la stessa bandiera e lo stesso numero, 97. La nostra fu un'ecatombe già nel 14. Su un fronte scorticato dal vento e dalla neve, in un posto chiamato Galizia, tra Ucraina e Polonia, il cimitero dei popoli e delle nazioni. Alcuni di noi meritarono medaglie d'oro e croci al merito, ma nel dopoguerra la nostra memoria fu rimossa. Chi ebbe in sorte di tornare dopo anni di prigionia in Russia, nelle terre dove adesso sventolava il tricolore, non trovò più la casa, nei beni, negli affetti. Chi rimase sui campi di battaglia o nei campi di prigionia non ebbe nemmeno un ricordo, non un monumento, non un fiore, non una messa per noi che combattemmo con la divisa dell'esercito austro-ungarico. Cercherete il mio nome, Alessandro Anderloni, su un monumento ai caduti del mio paese, troverete. Non lo troverete, come non lo troverete in nessun libro di storia. Di me resta solo un santino ingiallito, di quelli che si stampavano per i funerali, pietoso ricordo di Alessandro Anderloni, e una lapide in Contrada Negri a San Rocco di Piegara sui Monti Lessini. Pio ricordo che qui fu ucciso Anderloni Alessandro. Sono nato a Velo nel 1881. Sono stato migrante in Svizzera e in Germania per lavoro, per poi sposare una brava ragazza del mio paese, dalla quale ho avuto la mia adorata bambina. Purtroppo la mia cara moglie è morta e mi ha lasciato solo con la nostra piccola. Quando a maggio del 15 mi hanno richiamato alle armi, non sapevo come fare da solo con la mia onesta. L'ho dovuto lasciare ai parenti, così piccolina, già senza la mamma. E forse presto anche senza il papà. Così, quando ne ho avuto la possibilità, sono scappato. Ma non sono scappato per paura, sono scappato per amore della mia bambina e sono tornato al paese. Dopo pochi mesi, però, sono venuti a cercarmi. Ho cercato di fuggire all'arresto, ma un carabiniere, pori cani, anche loro costretti a fare una guerra che non volevano contro nemici che non odiavano.
mi ha sparato un colpo di rivoltella. Sono arrivato appena all'alba del giorno dopo. Poi la mia bambina si è ritrovata orfana anche del suo papà. Ucciso in guerra, ma non in guerra. Quando nel 1921 nel mio paese si è costruito un monumento, il mio nome non è stato scritto. Non doveva essere ricordato ai posteri il nome del disertore. Ma i miei concittadini, che sapevano la mia storia, hanno provato ad aggiungere il mio nome scalpellandolo a mano. Ma pensate, per cancellarlo sono saliti al paese in una squadraccia addirittura da Verona. Ora sono passati 100 anni e il monumento del mio paese è stato restaurato. E anche il mio nome è stato scritto. La mia bambina, ora, non dovrà più vergognarsi del suo papà che è scappato dalla guerra per tornare da lei. Se un giorno ritornerò, voglio che tu mi dia un ciclamino, colto a Percetol o a Slivia. Se di marzo appena o febbraio, una primula pallida, in seno tenuta a scaldare. Se torno nel pieno dell'inverno, il fiore del tuo sorriso. Ma se non torno, un ricordo d'amore soltanto, e presto dimentica, senza rimpianto. Thank you.
1917. Oggi iniziano i lavori. Da febbraio a novembre del 17, in poco più di 9 mesi, la 33esima compagnia del 5 reggimento Genieri costruirà una strada che si arrampicherà lungo il fianco sud del massiccio per arrivare alle porte del Vesuvio, al Milanin, un villaggio di baracche e ricoveri grande come una piccola città. Non è un posto dove costruire strade. Ci sono solo zolle d'erba a strapiombo, pareti scoscese che scendono a picco verso la Valle Ogra e sfasciumi sopra cui volano i gracchi. Un luogo inospitale. Tuttavia, la devono fare. Serve per portare i viveri ai soldati intirizziti ed affamati, legna per le stufe delle baracche in quota e proiettili per l'artiglieria. Fino ad allora le salmerie erano rifornite con i camion lungo la strada degli Scarubbi, ma qui la sale dal versante nord, dritto sotto il fuoco austriaco che proviene dalla dorsale di fronte, e si può usare solo d'estate, perché d'inverno è coperta da metri e metri di neve ghiacciata. Il lato sud, invece, è protetto alla vista, ma inaccessibile. I progettisti della strada, per ironia della sorte, tenente Zappa e capitano Picone, hanno progettato una linea lunga 6,5 km, come un filo d'Arianna che entra ed esce nella montagna. I minatori scaveranno ben 52 gallerie, di cui 2 che salgono come una scala chiocciola nelle viscere dei pinnacoli di roccia, per guadagnare più rapidamente gli 800 metri di dislivello che la strada deve coprire. Un terzo della strada sarà sottoterra, nelle gallerie che le daranno il nome, ma vi potranno passare tranquillamente 2 asini con un carretto. Una volta terminata, quest'opera sarà un prodigio dell'ingegneria bellica e equilibrerà le forze in gara per la lotta sul Vesuvio e contribuirà a rendere questa montagna la più contesa del fronte alpino. Fra 100 anni, quando le mine e i cannoni saranno ammutoliti e il nome dei soldati del Vesuvio sarà oramai quasi dimenticato, altre persone percorreranno la strada nelle giornate d'estate. Saranno allegri e spensierati, non tristi e malinconici. Avranno zaini colorati pieni di panini e frutta fresca, invece della divisa e del fucile. Si godranno il panorama e osserveranno i camosci e i gracchi che volano in semicerchio sopra le pareti rocciose. Ascolteranno il vento, invece dei colpi di cannone, senza temere nulla da quella montagna imponente. Ma qualcuno, forse, sembrerà di sentire l'eco lontana di grandi boati. La strada del monte
grande vigilia della battaglia dell'Orticara. Nelle trincee i soldati scrivono a casa alle loro famiglie, ben consapevoli del fatto che la loro lettera potrebbe arrivare a casa insieme alla notizia della loro stessa morte. Ore 24, 18 giugno 1917. Cari genitori, scrivo questo foglio nella speranza che non vi sia bisogno di farvelo pervenire. Non ne posso però fare a meno. Il pericolo è grave, imminente. Avrei un rimorso se non dedicassi a voi questi istanti di libertà per darvi un ultimo saluto. Voi sapete che io odio la retorica. No, no, non è retorica quello che sto facendo. Sento in me la vita che reclama la sua parte di sole. Sento le mie ore contate, presagisco una morte gloriosa, ma orrenda. Fra 5 ore qui sarà un inferno. Tremerà la terra, si oscurerà il cielo. Una densa caligine coprirà ogni cosa. E rombi, e tuoni, e boati risuoneranno fra questi monti, cupi come le esplosioni che in questo istante medesimo odo in lontananza. Il cielo si è fatto nuvoloso. Piove. Vorrei dirvi tante cose, tante, ma voi ve le immaginate. Vi amo tutti. Darei un tesoro per potervi rivedere, ma non posso. Il mio cieco destino non vuole. Penso in queste ultime ore di calma apparente a te, papà, a te, mamma, che occupate il primo posto nel mio cuore. A te, Beppe, fanciulla innocente. Anche a te, Adelina. Addio. Che vi devo dire? Mi manca la parola, un cozzare di idee, una rida di lieti e triste fantasie. Un presentimento atroce mi tolgono l'espressione. No, non è paura. Io non ho paura. Mi sento ora commosso pensando a voi, a quanto lascio, ma so dimostrarmi forte dinanzi ai miei soldati, calmo e sorridente. Del resto anch'essi hanno un morale elevatissimo. Quando riceverete questo scritto, fatovi recapitare da un'anima buona. Non piangete e siate forti come avrò saputo esserlo io. Un figlio morto per la patria non è mai morto. Il mio nome resti scolpito indelebilmente nell'animo dei miei fratelli. Il mio abito militare, la mia fidata pistola, se vi verrà recapitata, gelosamente conservati stiano a testimonianza della mia fine gloriosa, e se per ventura mi sarò guadagnato la medaglia, resti a Giuseppe. O genitori, parlate, parlate fra qualche anno quando saranno in grado di capirvi ai miei fratellini di me, morto a 20 anni per la patria. Parlate loro di me, sforzatevi a risvegliare in loro il ricordo di me. Ma è doloroso il pensiero di venir dimenticati da essi. Fra 10, 20 anni forse non sapranno più di avermi avuto come fratello. A voi poi mi rivolgo. Perdono, perdono, vi chiedo se v'ho fatto soffrire, se v'ho dato dispiacere. Credetelo, non fu malizia se la mia inesperta giovinezza vi ha fatto sopportare degli affanni. Vi prego di volermene perdonare. Spoglio di questa vita terrena andrò a godere di quel bene che credo di essermi meritato. A voi, babbo e mamma, un bacio solo che dica tutto il mio affetto. A Beppe, a Nina, un altro. Avrei un monito. Ricordatevi di vostro fratello. Sacra è la religione dei morti. Siate buoni, il mio spirito sarà con voi sempre. A voi lascio ogni mia sostanza, è poca cosa. Voglio però che sia da voi gelosamente conservata. A mamma, a papà, lascio il mio affetto immenso, è il ricordo più stimabile che posso loro lasciare. Alla mia zia Eugenia il crocifisso d'argento, a zio Giulio la mia Madonnina d'oro, la porterà certamente. La mia divisa a Beppe, come le mie armi e le mie robe. Il portafoglio, lì al 100, lo lascio all'attendente. Vi bacio. Un bacio ardente di affetto dal vostro affezionatissimo Adolfo. Saluti a zia Maglia e Adele e ai parenti tutti. La lettera del tenente Adolfo Ferrero, torinese di 20 anni del 3° Reggimento Alpini, Brigata Valdora, medaglia d'argento al valor militare, non venne mai recapitata. Fu ritrovata dopo oltre 40 anni, in perfetto stato di conservazione, pur se macchiata di sangue, insieme ai resti mortali di un altro caduto, forse l'attendente a cui l'aveva consegnata perché la spedisse. 20 giorni sono morti.
già eco nel vento quel colpo improvviso. Silenzioso mattino che mai vedesti, solo ombre e lampi di luce, solo grida straziate lontano dalla terra. Ma un grido ti giunse di donna spezzata, l'immenso dolore per un cuore straziato. Novembre 1917, Monte Grappa. Le truppe italiane in ritirata si assestarono sulla nuova linea difensiva, mentre incombeva l'avanzata degli austro-tedeschi che avevano sfondato a Caporetto. In quei frangenti molti soldati transitarono con i propri reparti vicino ai loro paesi, ma non c'era tempo per fermarsi, solo un saluto e via. Ma al calar della sera, con un permesso sulla parola, molti soldati scesero a trovare i loro familiari, ma c'era poco tempo. Prima dell'alba bisognava rientrare ai reparti. Soave Maria, vedi io prego china e piango, salvalo dalla ria mitraglia, nella battaglia tu proteggimelo. Ave, quando a sera si pensa agli assenti, ave sia la preghiera che egli dirà a sera, in tutti i momenti, pensando a chi spera. Thank you.
Io e la sua famiglia lasciarono la loro casa in una contrada non lontana da Asiago nel maggio 1916, quando gli austriaci, impegnati nell'offensiva di primavera, sferrarono il poderoso attacco sugli italiani, sugli altipiani, battezzato dagli italiani la spedizione punitiva. In pochi giorni Asiago venne rasa al suolo e gli abitanti, costretti a lasciare le loro case, vennero sfollati nei sottostanti paesi della pedemontana vicentina. Poi gli austriaci vennero fermati e i profughi, dalla pianura, guardavano lassù ogni volta che il boato dei cannoni annunciava la ripresa della battaglia. Poi un giorno decise di andare a vedere di persona. Risalì a piedi l'altopiano per le scorciatoie che univano l'un l'altro i tornanti della strada. Il bosco era irriconoscibile, perché le bombe da 380 austriache che cercavano di colpire le batterie italiane avevano aperto grandi radure dove i tronchi schiantati e denudati biancheggiavano come ossa spezzate. Il terreno era sconvolto da strade, mulattieri, sbancamenti per far posto alle baracche e scavi per i ricoveri. Talmente era cambiato il paesaggio che sul principio fece fatica persino ad orientarsi. Ma quando giunse sulle alture verso la sua casa rimase impietrito. Niente più era rimasto di quanto aveva nel ricordo e che aveva conservato per tanti mesi nella nostalgia dell'anima. Non erba, non prati, non case, né orti né il campanile con la chiesa, nemmeno i boschi dietro la sua casa. E il monte lassù in alto era tutto nudo, giallo e bianco. I gas, le bombe di ogni calibro, le mitragliatrici in 3 anni avevano distrutto anche le macerie. Ed era questo che i suoi occhi non vedevano e la ragione non voleva ammettere. Con le mani affondate nelle tasche vuote e la bocca socchiusa, Matteo cercava qualcosa di vivo, un segno, un soffio d'aria, un suono. Glielo portò un banchetto di cinci di passo che, dopo essersi posate su un frassino secco e scorticato, erano volate via verso ovest richiamandosi frettolose. Thank you.
si chiamavano Fritz. Imre. Andrash. Si chiamavano William. Etienne. Attilio. Virgilio. Hanno guardato in faccia la Gorgone e li sono sopravvissuti. Alcuni hanno voluto raccontare, qualcuno non ne ha mai più parlato. Feriti o mutilati, chi nel corpo, chi nell'anima, ma sono tornati. Hanno fatto ritorno alle loro famiglie dopo anni di assenza. Qualcuno non ha trovato più la casa, i fratelli. Lentamente hanno ricominciato a ricostruire dalle macerie della guerra. Hanno conservato le medaglie e le fotografie nei cassetti e un giorno, 100 anni dopo, qualcuno ha aperto uno di quei cassetti e ha trovato un ricordo che portava con sé una storia da raccontare. Ogni casa, ogni famiglia ha avuto un combattente nella grande guerra. Quando tornerete a casa, aprite i vecchi cassetti e cercate le loro storie, la vostra storia, per non dimenticarle. Grazie.